Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento delle ore 18 con Trieste in diretta. Come sempre la nostra trasmissione è divisa in due blocchi. Nella seconda parte saremo in compagnia del professor Mario Grassi del Dipartimento di Ingegneria della nostra Università, con il quale parleremo di un nuovo strumento di diagnosi basato sulla risonanza magnetica e che è utile per quanto riguarda patologie che riguardano il sistema polmonare, quindi il sistema respiratorio. In questa prima parte invece sono in compagnia della dottoressa Michela Flaborea, buonasera e benvenuta, che è presidente e amministratore delegato di Televita qui a Trieste, che già conoscete perché è stata diverse volte nostra ospite. Allora, potremmo partire dal riconoscimento che la città di Trieste, che il sindaco di piazza ha voluto attribuire alla vostra realtà, ovviamente in chiave sociale, in chiave di assistenza agli anziani, cioè il sigillo trecentesco. Che effetto le ha fatto anche ricevere questo premio della sua città proprio? No, è stata un'emozione che non me l'aspettavo il sigillo, e quindi è stata una cosa emozionante perché hanno riconosciuto questo lavoro che ormai dura 30 anni, abbiamo festeggiato da poco i 30 anni dell'azienda e siamo stati molto contenti, molto felici, è stata una cosa molto bella. Certo, quindi è un riconoscimento che va all'azienda LED, giustamente, quindi ai suoi titolari, ai suoi fondatori, ma anche ovviamente certo, a tutti i collaboratori. Qual è in questo momento, se vogliamo spendere due numeri, anche la struttura di Televita? Sì, diciamo che questo riconoscimento è stato io in primis ho sempre detto è la squadra, no? È la squadra. Noi abbiamo preteso moltissimo, io ho preteso molto da me stessa, ma anche molto dai miei collaboratori. Senza entrare in sentimentalismi, siamo una realtà che siamo sempre stati vicini alle persone, le abbiamo proprio messe al centro della nostra attività, e questo ha fatto sì che oltre ai confini triestini della nostra regione siamo anche andati in campi internazionali. Abbiamo aperto anche una società a Shanghai con un imprenditore cinese. Ed è stata una cosa molto bella, cioè riuscire a portare il modello fatto in questa regione fuori dei confini, io mi sento anche una grande responsabilità. Certo, esportare un know-how, un'esperienza. È stata una cosa molto bella. In un mondo poi, perché dici, boh, vado in Germania, vado in Austria, vado comunque in una realtà europea, magari andare in Oriente è sicuramente una sfida molto diversa. È stata una cosa molto bella, io penso che qua è anche così un ringraziare anche il comune, l'azienda sanitaria, la regione, perché ci ha dato la possibilità di sperimentare questo modello. Televita non fa solamente teleassistenza, Televita fa anche progetti di varia natura, è proprio al centro. Da una parte questa centrale operativa, questo contact center aperto sempre nelle 24 ore, che è a disposizione sia per i cittadini ma anche per le istituzioni, no? Quindi noi siamo divisi, da una parte facciamo queste progettazioni, ricordiamo non so il progetto Amalia che tanti ormai insomma Trieste lo stiamo portando avanti più di 20 anni, o il telefono speciale, riuscire ad essere sempre presenti e dare una risposta a tutti 24 ore su 24 penso sia una cosa molto importante. Certo, beh, lei parlava 30 anni di Televita, no? Quindi se andiamo alle origini dell'azienda, anche così un po' l'aver visto, un po' la lungimiranza, aver colto quella che negli anni si è visto essere poi un'esigenza sempre più forte da parte della società, che in qualche maniera ha bisogno di dare assistenza agli anziani fra le mura domestiche, in chiave soprattutto anche di non soltanto per far fronte a eventuali rischi dovuti alla salute, ma anche proprio come vita quotidiana di sentirsi parte di un qualcosa. Certo. No? Guardi, io tante volte quando mi chiedono ma cos'è che fate voi, no? Certo c'è la tecnologia, perché ci sono questi, non so, quelli che tutti conosciamo, il pulsante del telesoccorso, che adesso c'è l'orologio, c'è il telefonino, c'è il tracker, che è una cosa che la uso anch'io quando vado a camminare in mezzo ai boschi. Quindi quella è la tecnologia che mi serve per mandare un allarme se ho bisogno, se magari cado, se ho anche un'intrusione, no? Questo è molto importante.
però c'è tutto il lavoro che sta a monte, cioè noi prendiamo quasi in carico in modo virtuale le persone e in queste centrali operative con questi software gestionali che sono di nostra proprietà andiamo a mettere dentro tutti i dati che possono essere utili per poter dare una risposta in quel momento a quella persona. Poi c'è anche tutto il lavoro che viene fatto dagli operatori, che devo dire sono bravissimi, che conoscono molto bene gli utenti, che fanno in outbound, quindi chiamano queste persone e cominciano, non so, a chiedere se hanno bisogno di qualcosa, come è andata la notte, e con queste telefonate si riesce anche a capire se la persona ha un inizio di demenza. Noi abbiamo più di una volta, io ho tutto quanto ovviamente registrato, anche preso un ictus in corso. Perché? Perché gli operatori sono comunque operatori multiprofessionali, da psicologi clinici, da assistenti sociali, c'è una formazione in progress, noi facciamo tantissima formazione anche con azienda sanitaria, con la regione Friuli Venezia Giulia, anche con altri operatori, insomma, quindi questo penso sia un mix vincente per poter dare da una parte la tecnologia e dall'altra il fattore umano. Certo, questo è importante e dal punto di vista dell'utente, dell'anziano, il fatto di così, essere in qualche maniera seguito gli infonde sicurezza o magari qualcuno lo può vedere anche come una sorta di intrusione della privacy, perché abbiamo appunto a che fare, come diceva lei, con persone anziane che magari hanno anche una certa diffidenza o un certo orgoglio anche di essere ancora autonomi e non vogliono magari alle volte ammettere che questa autonomia in realtà non è più possibile. Noi innanzitutto l'autonomia è grazie proprio a questi strumenti che si può essere autonomo, no? Questo è una cosa importantissima. Quello che volevo dirle però è che noi abbiamo un numero praticamente inesistente di disdette, cioè il grosso problema qual è? È la diffidenza iniziale, no? Cioè noi non riusciamo a far capire alle persone che questo è uno strumento per prevenire delle situazioni che invece potrebbero causare delle cose molto più pesanti, no? Cioè, le faccio un'ipotesi, io ho avuto da poco, ho finito di fare la lettera proprio oggi pomeriggio, mio padre, purtroppo mia madre non c'è più, e lui è una persona molto attiva, 85 anni, però da 2 anni gli ho detto papà guarda tu vivi da solo, è bene che tu hai, devi tenerti questo strumento. Inizialmente non voleva, no? Mi diceva no, non voglio, quindi gli abbiamo dato l'orologio, più adesso tiene anche il pulsante. Sabato 16 settembre se non erro si è sentito male, ha avuto questo scompenso. Mi ha telefonato dicendomi ho già premuto il pulsante perché i tuoi operatori mi conoscono e sanno meglio di te, se è il caso perché mi conoscono, di chiamare il 118 o meno. L'operatrice ha fatto tutta una serie di domande a mio padre, lui aveva avuto uno scompenso, quindi hanno chiamato l'ambulanza e io sono arrivata in pronto soccorso, lui abita a Monfalcone, sono arrivata in pronto soccorso dove era già accudito. Questo per dirvi che secondo me è una cosa, no? molto importante, cioè lui si è affidato agli operatori. Certo, dottoressa, mi fa una cenno della regia di sistemare un attimo il microfono perché altrimenti tutti i telespettatori non riescono a sentirla. Ecco, cerchiamo di tenerlo fermo in maniera che non, okay. Che non vada per le sue, come si suol dire, perché sennò perdiamo una parte di quello che lei ci sta raccontando. Mi stava dicendo che l'operatrice, nel caso specifico di suo padre, visto che lei ci ha portato questo esempio, ha fatto intervenire in mezzo di soccorso il 118, ma a quel punto suo padre era in grado perfettamente di aprire la porta a far entrare. Esatto. Ecco, ma nel caso in cui invece l'assistito non è in grado, perché magari certo, può capitare, magari è caduto, ha avuto qualche problema. Allora, noi abbiamo fatto una cosa molto bella, io penso che siamo gli unici in Italia ad aver fatto questa convenzione anche con la rete del territorio, quindi Trieste, noi sapete abbiamo il servizio di teleassistenza ad esempio in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. In questo caso noi cosa facciamo? L'operatore non risponde o abbiamo il vicino di casa, il parente che proprio abita
no? Altrimenti, in caso contrario, facciamo intervenire gli operatori della vigilanza. Perché? Perché loro hanno le chiavi negli appositi cavò. Noi li abbiamo fatto, ormai collaboriamo da tantissimi anni con la vigilanza, abbiamo fatto tutti i corsi di primo soccorso, sanno quello che devono fare, quindi vanno a aprire la porta e aspettano se c'è la necessità dell'ambulanza. In caso contrario, noi abbiamo una percentuale molto alta di interventi che vengono risolti semplicemente dall'operatore. Quindi l'operatore arriva a casa, aiuta magari la persona perché ha problemi di deambulazione e l'operatore poi della centrale chiama per capire se la persona sta bene, se c'è bisogno magari di una visita della guardia medica. Ecco, funziona così, quindi non è che l'operatore... no, che c'è un'intrusione, che c'è un... No, certo. È proprio... Chiaro. Però diciamo, nell'offrire i vostri servizi voi automaticamente vi assumete anche una grande responsabilità per quanto riguarda la persona che andate ad assistere, sia in remoto, diciamo così, con le telefonate, sia magari... Sicuramente c'è una collaborazione da parte del medico di base, da parte del distretto, quindi la scheda dell'utente viene... compilata in tutte le sue parti, non tutto quello che può essere utile, quindi il profilo sanitario, le abitudini. Noi ricordiamo, noi telefoniamo anche agli utenti anche 5 volte al giorno se c'è un problema di compliance dei medicinali, ad esempio, no? Quindi c'è una telefonata attiva nel ricordare tutte le medicine che la persona deve assumere. Quindi insomma, tutto quello che è possibile fare. Certo. E dare anche delle indicazioni eventualmente anche al 118, no? Se c'è un problema di allergia, quando è stato l'ultimo ricovero, tutti gli interventi vengono registrati, quindi noi sappiamo dove l'utente, in caso anche di ricovero, no? Dov'è, in che reparto, quando torna a casa. Lo monitorate monitoriamo giorno per giorno, però in modo molto discreto. Ecco, le famiglie degli anziani che hanno ancora la fortuna di avere ovviamente dei congiunti, perché magari ne parliamo tra un attimo, a Trieste c'è anche una grossa componente di persone sole, nel senso che hanno perso quello che era il loro compagno, marito, moglie, e i figli magari sono all'estero, sono comunque in da altre parti a lavorare, non riescono a seguire, a avere quella presenza che invece sarebbe necessaria. Ecco, le famiglie quindi come si rapportano con il vostro servizio? Lo vedono quasi come un modo per... essere loro meno impegnati nell'assistere, quindi delegando in maniera magari forse anche così involontaria, inconsapevole, voi o comunque anche la famiglia in questa rete di contatti che lei ci stava descrivendo adesso ha un ruolo primario? No, la famiglia c'è. Certo, io vado in vacanza, ho la necessità, quindi qualche familiare ad esempio ci avverte, guardate, sono in vacanza, magari se potete fare qualche telefonata in più a mia madre o a mio padre, vi sono insomma, i servizi vengono, gli utenti vengono, ognuno ha fatto un servizio quasi personalizzato, no? Ci sono tanti senza figli e poi magari io ad esempio vorrei essere molto più presente con mio padre, però sappiamo che ormai lavoriamo più ore dell'orologio, certo. Quindi insomma tante volte c'è anche questa necessità, no? Di dare anche ai figli una tranquillità, cioè qualsiasi cosa capita, no? Di giorno, di notte, gli utenti possono chiamarci sempre. Sempre, c'è sempre qualcuno che risponde. Tra l'altro, il vostro è un servizio andando anche sugli aspetti magari meno piacevoli, ma evidentemente fanno parte del gioco, gli aspetti economici. Voi avete anche delle convenzioni con la struttura, con la sanità regionale per quanto riguarda. La regione Friuli Venezia Giulia è la seconda in Italia ad aver fatto la legge sulla teleassistenza. E quindi le persone con un reddito inferiore, ovviamente, no? Riescono ad avere il doppio della pensione INPS, più insomma ci sono tutta una serie di clausole, hanno il servizio gratuito da parte della regione. Poi c'è anche l'azienda sanitaria che ha fatto un telesoccorso più sanitario, quindi molto legato, non so, al consumo di farmaci, alle telefonate, più sanitario, dà il servizio gratuitamente
persone che hanno più patologie, no? Quindi con una patologia ovviamente l'intervento nostro con un'emergenza si riesce a risolvere il più delle volte in modo positivo, quindi senza ricovero e quindi meno costi per la pubblica amministrazione. Certo. Vi occupate eventualmente, visto che lei prima parlava, che di ogni vostro paziente, se posso chiamarlo assistito, come preferisce, vi procurate la documentazione, il quadro clinico, conoscete quelle che sono appunto le sue prescrizioni farmaceutiche, le sue difficoltà o di deambulazione, intellettive, eccetera. Ad esempio nel caso di un cardiopatico sappiamo che periodicamente deve fare delle visite di controllo al Maggiore piuttosto che a Catinara. In quel caso ricordate anche queste scadenze e siete in grado anche di provvedere all'accompagnamento, o quelle sono situazioni che esulano dalla vostra intervento? Allora voi sapete che noi abbiamo più realtà, no? Abbiamo anche un progetto, abbiamo portato avanti con la provincia il progetto trasporto facile, quindi noi cerchiamo, va bene? Noi cerchiamo anche di aiutare le persone, no? La parola d'ordine che io do sempre ai miei operatori: non dovete mai dire questo non facciamo, cerchiamo con la messa in rete, perché ovviamente conosciamo tutto il mondo dell'associazionismo, quindi le associazioni che riescono a portare, ad esempio questa mattina proprio è capitato che c'era una persona, un utente di 93 anni che doveva fare un esame, la figlia è all'estero, quindi ci hanno chiesto, ci ha chiesto la figlia se potevamo occuparci del trasporto, no? Quindi si cerca l'associazione, insomma, la risposta c'è sempre. La cosa che io vorrei così avere ancora più collaborazione è proprio nella compilazione della scheda, no? Siccome le schede sono personalizzate, se io so che devo ricordare, visto che le telefonate gli operatori le fanno, di ricordare all'utente, all'assistito, che una volta al mese deve andare a fare una terapia, che questo è possibilissimo farlo, nel senso che noi, visto che li sentiamo, riuscire sempre di più a dare delle informazioni corrette, come potrebbero essere ad esempio le informazioni corrette per gli stili di vita. Adesso l'ultimo corso che abbiamo fatto agli operatori è l'alimentazione. E l'alimentazione e il movimento. È nata Eutonia da 2 anni, abbiamo fatto questa società con il sanatorio triestino, dove c'è tutto il discorso fisioterapia, riabilitazione. Qua abbiamo aperto così un tavolo, visto il successo dei 30 anni di Televita, che abbiamo portato quasi 450 anziani alla Ausonia, facendogli fare proprio col personal trainer la ginnastica, hanno ballato anche e quindi iniziare a fare anche con la consapevolezza che fa bene muoversi, no? E quindi organizziamo, non so, la Barcolana, i nostri utenti sono anche andati alla Barcolana, fare delle passeggiate, dar dei corretti stili di vita, non so, se uno è diabetico, cercare di consigliare l'alimentazione per il diabetico, bere molta acqua, soprattutto d'estate, consigliargli di non uscire se la temperatura è molto calda, ecco, cose di questo tipo qua. Certo, ecco, diciamo che lei quindi ha una posizione privilegiata, se vogliamo, per avere così una fotografia di quello che è la situazione sociale riguardo agli anziani a Trieste, e quindi magari si trova anche a incontrare situazioni di disagio non soltanto dal punto di vista clinico, ma anche magari da altri punti di vista. In quel senso quindi magari avete anche dei rapporti con quello che è tutta la struttura dei servizi sociali del comune, avete un modo di segnalare se è caso situazioni, e non solo, soprattutto come uno viene, cioè come nasce l'esigenza di avvalersi di Televita? Cioè avete di solito la persona anziana, l'utente che vi contatta direttamente, o c'è la famiglia, o ci sono altri canali anche delle strutture appunto assistenziali pubbliche che vi dicono: guardate che c'è questa persona che ha bisogno di... Allora, sicuramente sia i distretti che i servizi sociali sanno che esiste ovviamente questo servizio e quindi lo consigliano alle persone. Questo da una parte, sicuramente i servizi. Dall'altra, noi lavoriamo tantissimo col passaparola. Una percentuale altissima di passaparola, c'è anche il figlio. La cosa così che io vorrei far notare è che Televita non viene mai, e questo è sbagliato, non viene mai consigliata o presa prima. Di solito Televita, non so, vengono da noi quando la persona, magari l'utente, scivola
magari lo trovano il giorno dopo, no? Perché magari arriva qualcuno a casa. Qua da noi manca, secondo me, tutta la parte di prevenzione, perché abbiamo questa mentalità: succede a te, non succede a me. Certo. No? Quindi forse questo manca, la consapevolezza che questo qua è uno strumento non invasivo, e quindi dal mio punto di vista lo metterei proprio nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, cioè uno è da solo, deve avere la possibilità di poter chiamare qualcuno in caso di emergenza. Certo, c'è stata una progressione negli anni, immagino, di persone assistite, inevitabilmente. Sì, certo, io se penso, il primo contratto è stato fatto col comune più di 25 anni fa, siamo partiti con una sperimentazione di 10 utenti, noi oggi ne abbiamo quasi 7.000 di utenti, quindi, e poi ci stiamo affacciando anche al mercato nazionale. Anche se siamo una struttura non enorme, insomma, perché Televita adesso, tra Televita ed Eutonia, comunque ci sono 180 persone che lavorano. Certo. No? Anche questo, da una parte, è una squadra che sta crescendo. Certo. Sta crescendo perché stiamo lavorando anche come centro unico delle prenotazioni, quindi abbiamo anche il CUP. Quindi, insomma, la squadra sta crescendo. Certo. E quindi veniamo chiamati anche a livello nazionale proprio come un'azienda che ha lavorato tanti anni, quindi ha tante esperienze, per poter portare le buone pratiche iniziate in questa regione. Quindi io, insomma, sono anche molto orgogliosa di portare, e questo bisogna anche ringraziare no, gli enti pubblici che comunque hanno creduto e ci hanno dato la possibilità in ogni caso di crescere. Certo, quindi potete considerarvi appena dietro quasi un progetto pilota, dai, anche insomma, sì, avete 30 no, anni sulle spalle, però, anche sì, no. Però mi pare di capire che c'è un'evoluzione costante sia nelle modalità tecniche operative sia anche nelle strumentazioni, sì, sì, anche sì. Perché comunque la tecnologia ci offre nuovi certo. strumenti e credo, lei parla della telefonata eccetera, ma immagino che anche uno smartphone, piuttosto che anche magari certo. se qualche anziano, che noi continuiamo a definire anziano magari dal punto di vista fisico come anni, ma ci sono tanti che tranquillamente adoperano un PC e quindi magari sanno certo. anche interagire con una chat piuttosto che addirittura con Skype, quindi anche vedersi sì, a distanza. Sì, sì. Quindi questi strumenti vengono comunque anche utilizzati, li avete già a disposizione dell'operatore o rimanete comunque per adesso ancora su sistemi più tradizionali, più collaudati? Ecco, allora, diciamo che bisogna fare una distinzione, nel senso che di tecnologie, di device ne abbiamo più di uno, no? Dal classico pulsante di telesoccorso, che è proprio considerato un ausilio medicale con tutte le certificazioni del caso. Non dimentichiamoci che ci sono tante persone anziane che dismettono anche il telefono fisso. Quindi, siccome il pulsante è collegato con un combinatore telefonico, senza telefono fisso noi dovevamo preoccuparci di trovare un altro tipo di dispositivo. Quindi adesso abbiamo i cellulari con il pulsante incorporato, ma l'ultimo device che secondo me è molto interessante è un tracker, è una specie di portachiavi dove io riesco ad avere la geolocalizzazione, quindi posso usarlo anche fuori casa. Ha un allarme caduta, quindi se cado per terra arriva l'allarme in centrale operativa, e riesco anche a perimetrare, quindi se io esco da un certo perimetro, magari non so, questo ovviamente è stato studiato perché abbiamo anche degli utenti che iniziano ad avere qualche problema con l'Alzheimer, quindi se io esco da un certo perimetro mi arriva l'allarme in centrale operativa. Guarda di GPS classico. Questa è una cosa molto interessante, e l'altra cosa così che volevo dire con delle start-up, perché poi insomma noi viviamo comunque a Trieste dove c'è la scienza, siamo diventati capitali della scienza, abbiamo start-up, lavoriamo in collaborazione con degli ingegneri in area di ricerca, dove cominciamo a parlare già di intelligenza artificiale, quindi io comincio a monitorare la casa senza bisogno di nessun dispositivo, ma con dei sensori che se si accorgono che di mattina non ho usato, non so, o il bagno, o non sono andata a farmi il caffè, mi arriva automaticamente la centrale, certo, l'allarme in centrale operativa. Quindi un'applicazione di quella che viene comunemente definita la domotica, esatto. In chiave però anche di assistenza e di prevenzione. Esatto, perché la domotica ovviamente va bene, ma se io ho l'appartamento con tutta la domotica e non mi funziona qualcosa,
non, divento prigioniera della mia casa, mentre se ho la possibilità di mandare un allarme e di avere qualcuno che interviene, sicuramente è una domotica intelligente. Certo, in questo senso, per chiudere anche la nostra chiacchierata, lei diceva andiamo a casa del nostro assistito e installiamo appunto quelle che sono le apparecchiature, quindi anche spieghiamo come funzionano. Certo, tutta l'istruzione, da questo punto di vista, quindi prove. Il discorso che lei faceva all'inizio, no? Di essere di lavorare in chiave preventiva, quindi magari andare a spiegare a un anziano quando ancora non ha avuto problemi, ma anche intellettualmente è in grado di capire e anche di fare l'abitudine, perché certo, poi certi gesti, certo, certe abitudini quotidiane appunto lo diventano, certo, nel tempo, e anche se poi succede malauguratamente qualcosa, uno è già abituato e non ha quell'approccio, esatto, che magari psicologicamente appesantisce ancora di più. Sono la situazione. D'accordo, no? D'accordissimo. Quindi, questo proprio. E in questo senso immagino che i vostri tecnici siano. Sono molto bravi perché vanno su tutto il territorio, no? Danno la formazione, e anche il fatto di andare a casa delle persone si riesce anche a capire e anche a consigliare magari a qualche utente di togliere qualche tappeto in più. Il tecnico più di una volta si è inciampato. Quindi tendete a mandare sempre la stessa persona dal singolo utente, in maniera che si crei anche quel rapporto di allora, fiducia? I tecnici sono tre che si intercambiano. Ho capito, no? Quindi, insomma, mi ha già risposto. Volte. Quindi diciamo che sarebbe bello, certo, però chiaramente la quantità di interventi che dovete fare, sono visto tanti. I numeri che mi ha dato, esatto, prima, evidentemente rendono difficile programmare che sia sempre lo stesso, che va sempre dello stesso utente. Benissimo, io allora la ringrazio ancora, complimenti anche per grazie il sigillo trecentesco, grazie, che comunque ha avuto anche una risonanza in città molto, molto positiva. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, dopodiché la seconda parte di Trieste in diretta, come vi ho preannunciato prima, saremo in compagnia del professor Mario Grassi, con il quale parleremo di un sistema che è stato messo appunto dal Dipartimento di Ingegneria insieme al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, per analizzare quelli che sono gli espettorati, i prodotti biologici quando siamo colpiti da varie patologie di natura polmonare. Quindi a tra poco, restate con noi. Grazie, grazie dottoressa. Grazie, buonasera a tutti. Seconda parte di Trieste in diretta, come preannunciato sono in compagnia del professor Mario Grassi, che è docente di ingegneria chimica presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura del nostro Ateneo. Buonasera e benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera. Allora, parliamo di un sistema per la valutazione di condizioni polmonari di pazienti affetti da patologie croniche che riguardano appunto il nostro apparato respiratorio, che riguardano appunto i polmoni. Avete messo appunto in sinergia tra il vostro dipartimento e quello di Scienze della Vita, e in particolare in collaborazione con il professor Gabriele Grassi, che è il fratello del mio ospite, quindi anche questa forse è una così una novità, perché avere appunto due fratelli che, sebbene laureati in discipline diverse, poi lavorano nel medesimo Ateneo e collaborano insieme per nella ricerca scientifica, per in questo caso mettere appunto un sistema di diagnosi che riguarda specificamente appunto i polmoni e l'apparato respiratorio. Allora, partiamo dall'inizio, direi, come è nata l'esigenza di andare a mettere appunto un sistema di questo tipo, quali sono anche le sue finalità e ovviamente come funziona. Certo, ma come spesso capita nella scienza, è nato tutto per caso, perché 3 anni fa eravamo a un meeting che abbiamo organizzato giù a Ustica, e un collega di Foggia ci ha detto: ma questo vostro sistema dell'NMR può funzionare bene anche per questo tipo di patologie? Lui lavora proprio sulla fibrosi cistica, e quindi da quella data, da giugno del 2014, stiamo lavorando su questa idea, e quello che abbiamo verificato con esperimenti successivi è che effettivamente il sistema può essere piuttosto utile per quanto riguarda la determinazione, ecco qui, delle patologie di tipo polmonare, in particolare della fibrosi cistica. Ecco, questo è
l'origine. Il come funziona, tutto sommato, è abbastanza semplice, nel senso che gli atomi di idrogeno dell'acqua si comportano come dei magneti, quindi sono in grado di essere influenzati da un campo magnetico esterno che l'apparecchiatura impone, e quindi in base a come questi reagiscono a questo campo magnetico noi possiamo identificare un comportamento normale oppure un comportamento patologico. E tanto peggiori sono le condizioni cliniche del paziente, tanto più evidente è questa risposta anomala. Ecco, questo è proprio in sintesi il principio. Però, quindi questo tipo di sistema si basa su una quella che conosciamo come risonanza assolutamente magnetica. Assolutamente, è una cosa un po' particolare, perché in questo caso l'intensità del campo magnetico è abbastanza bassa. Non voglio essere preciso perché tanto non conta, ma siamo un campo magnetico abbastanza basso, perché sennò non riusciremo a vedere tutte queste le cose che vediamo. Ma detto questo, il principio è della normale risonanza magnetica che tutti usano, ma nessuno aveva mai pensato di utilizzarlo a queste per queste finalità. Un campione biologico già prodotto da una persona affetta appunto da una patologia polmonare. In questo caso voi avete preso comunque in considerazione specificamente la fibrosi cistica. Sì, perché questo collega partiva da questo punto, però abbiamo anche potuto verificare che per altri tipi di patologie del polmone, dove comunque abbiamo batteri, azioni di batteri, e i dati che finora abbiamo a nostra disposizione confermano che anche in questo caso il sistema per il monitoraggio della condizione clinica funziona e funziona bene. Ecco. Certo, però andando all'origine dell'espettorato, cioè quando ancora questo muco, perché di muco si tratta, certamente, no? È presente all'interno dei polmoni della persona malata, una risonanza tradizionale potrebbe comunque evidenziarlo? O no? Cioè, c'è una differenza no, tra i due sistemi? Giusta, l'osservazione è giusta, perché in effetti in linea di principio sì, potrebbe farlo, ma siccome una risonanza magnetica va a prendere tutto, cioè il polmone, tutto quello che gli sta intorno, è difficile andare a vedere il contributo proprio dell'espettorato, che invece noi riusciamo a vedere perché, essendo a questo punto fuori sede, ma semplicemente nel nostro tubicino NMR che sta fuori e che viene inserito in un campo magnetico esterno, allora noi possiamo, per così dire, focalizzare l'attenzione solo sul muco, che nel caso specialmente della fibrosi cistica è proprio l'argomento del contendere, la cosa più interessante, ecco, certo, che dobbiamo valutare. Perché, mi corregga se sbaglio, perché magari mi confondo fra un tipo e l'altro di analisi che prevedono appunto l'utilizzo di strumenti a base magnetica. Certo. Una risonanza tradizionale prevede anche un mezzo di contrasto normalmente. Certamente, no? Infatti. In questo caso no, perché noi proprio andiamo a vedere, diciamo così, la condizione degli idrogeni delle molecole dell'acqua che stanno nell'espettorato, e li sollecitiamo con campi magnetici e in base alla loro risposta possiamo valutare la gravità, lo stato del paziente in sostanza in quel momento. Certo. Per questa applicazione avete creato un sistema ex novo o un apparecchio tradizionale di risonanza va bene comunque? Cioè... Ecco, allora diciamo che noi dal punto di vista dell'apparecchiatura non abbiamo creato niente, ci siamo avvalsi di strumentazione che assolutamente è a disposizione sul mercato, ma in realtà è già da parecchi anni che è a disposizione. Non è naturalmente la tradizionale apparecchiatura per risonanza, è una cosa che ha un grande vantaggio, che ha un costo rispetto a una tradizionale apparecchiatura molto molto più basso, perché questa è una strumentazione da banco, cioè sta su un bancone qualunque e quindi è in questo senso al pari di uno strumento da laboratorio. Ecco, quindi questa è la cosa secondo me interessante. Con tecnologia già esistente, tra virgolette, a basso costo, e si riesce a fare una cosa che appunto finora, perlomeno almeno a mia conoscenza, non era stato possibile fare. Certo. Senta, mi incuriosisce un attimo l'aspetto proprio della produzione del muco, sì, in sede di visita ambulatoriale con il proprio medico, con il proprio specialista, e poi la conservazione e il trasferimento di questo espettorato al laboratorio di analisi. Certo. No? Sappiamo che altri liquidi biologici, il sangue in primis, ma anche l'urina, comunque necessitano di una conservazione di un certo tipo. Il muco viene anch'esso refrigerato, sì, deve essere conservato, certo, finché non si alteri. Sì, certamente, infatti. Allora, non abbiamo ancora una competenza totale, ma possiamo dire che nell'arco delle 24 ore le cose non si modificano. Quindi, se la misura viene fatta entro le 24 ore dalla produzione, non c'è problema. Adesso stiamo tentando di capire che cosa succede, però se prendiamo il muco, lo mettiamo meno 20 e vediamo, lo stiamo studiando adesso, nel corso dei tempi, cioè se è possibile fare la misura tra un mese e vedere se c'è una qualche variazione, perché potrebbe esserci, onestamente. Infatti l'idea principale era che il sistema venisse fatto
praticamente quasi in contemporanea della visita ambulatoriale, cioè mi presento, faccio l'espettorato, intanto continuo la mia visita col medico e nel frattempo da qualche parte vicino abbiamo l'analisi. Certo, quindi ecco. Diciamo un risultato quasi in tempo reale questa situazione. Sì, perché questo è utile, perché il clinico deve sapere se la terapia antibiotica che mi sta dando è quella giusta o è quella sbagliata. Perché se è sbagliata devo cambiarla subito, perché sennò le mie condizioni possono aggravarsi e domani potrei non arrivare a domani. Ecco, certo, adesso sto esagerando, ma insomma. Patologie, certamente. Sì, nelle forme piuttosto gravi, questo è il rischio. Chiaro, quindi però parliamo quindi di un'indagine che va effettuata con un'infezione già in corso, non è che. Sì, infatti funziona per monitorare, cioè per la diagnostica, no, bisogna. Altri parametri vengono presi per la diagnostica, ma una volta che sappiamo che lo stato patologico è quello che a noi interessa. Andare a vedere come si modifica nel tempo. Infatti tipicamente i pazienti affetti da fibrosi cistica che cosa hanno? Loro vengono, se stanno male vengono ospedalizzati, trattati con l'antibiotico, quindi migliorano le loro condizioni perché le infezioni vengono eliminate, dopo vengono dimessi e poi vanno a fare dei controlli ciclici e quello che capita purtroppo inevitabilmente è che stanno via via sempre peggio fino a che devono essere nuovamente ricoverati, trattati con terapia antibiotica, ospedalizzati e rimandati a casa. Quindi si ha un andamento di tipo, mi passi il termine tecnico, sinusoidale e al quale non c'è nulla da fare. Ecco, allora noi interveniamo proprio nella determinazione di questo andamento sinusoidale per dire la terapia va bene oppure non gli sta facendo niente e quindi dobbiamo pensare a qualcos'altro. Certo, adesso lei accennava al fatto di pazienti ospedalizzati, mi sembra che questo tipo di strumento vada insieme a tantissime altre situazioni e tantissime altre patologie a sposare un po' quella che è la filosofia attuale della sanità, cioè di rendere il più breve possibile la permanenza di un paziente in ospedale. Assolutamente vero, anzi se possibile anche evitarla quando è possibile, perché se uno ha un feedback subito negativo di una terapia antibiotica può cambiarla senza che il paziente arrivi in una condizione clinica così grave da dover essere ricoverato, ma può agire diciamo in anticipo. Ecco, quindi assolutamente questa è la filosofia. Certo, gli istituti di parte dipartimento suo, quello del suo fratello professor Gabriele Grassi, avete coinvolto anche altre strutture ospedaliere? Certamente, cliniche. Ovviamente noi abbiamo coinvolto il Burlo Garofalo di Trieste perché naturalmente la fibrocistica tradizionalmente è ancora una malattia pediatrica, anche se la vita media è aumentata considerevolmente, siamo passati, se non ricordo male, dai 17 anni di vita media del 70 ai 38 attuali. E poi naturalmente diciamo Catinara, pneumologia per forza di cose, perché da lì abbiamo i nostri pazienti e i nostri campioni sostanzialmente. Certo, quindi, certo. Ma soprattutto per quanto riguarda appunto la vita infantile, è chiaro che uno strumento invasivo, cioè un'analisi non invasiva come questa, è chiaro che rappresenta un vantaggio assolutamente. Di assoluta portata. Assolutamente. La presenza però di agenti patogeni all'interno del muco, in che misura viene identificata da questo strumento? Cioè, rispetto alle normali colture batteriche, sì, ecco, allora devo dire la verità, su questo stiamo ancora conducendo degli studi, perché la speranza sarebbe anche quella di essere in grado di determinare il ceppo batterico che ha determinato la patologia. Non ci siamo ancora arrivati. Per ora noi vediamo solo una cosa un po' più macroscopica, cioè l'effetto. Speriamo di poterlo fare, però ad oggi non posso dire niente perché onestamente non ho nessuna certezza in questa direzione, ma la speranza sarebbe questa. Certo, ma voi come Dipartimento di Ingegneria avete messo a punto la macchina, adesso spetta al Dipartimento di Medicina, di Scienze della Vita in generale, la parte più biologico-clinica allora, e patologica. Esattamente, nel senso che i nostri contatti appunto al Burlo Garofalo, all'ospedale di Catinara, ci servono per recuperare i campioni. Dopodiché l'analisi viene fatta dalla mia dottoranda, adesso attualmente maternità, che è di fatto il mio braccio destro, la dottoressa Michela Brammi. Senza di lei non farei niente, perché come facile immaginare sono impegnato anche in altre cose, non di carattere proprio scientifico. Ecco, quindi in queste condizioni a noi arrivano questi campioni e lei esegue sostanzialmente l'analisi. Dopodiché noi restituiamo il risultato o al Burlo Garofalo o al Dipartimento di Scienze della Vita, insomma a tutti i partner di questa attività, e ci mettiamo a ragionare sulla correlazione che esiste tra il dato che noi abbiamo ottenuto, le condizioni cliniche, il difetto genetico del paziente ed altri indici di infiammazione locale e sistemica che naturalmente comunque devono essere fatti, perché l'obiettivo è quello di dimostrare, e per ora ci stiamo riuscendo, che il nostro sistema riesce a diciamo correlare in maniera positiva, cioè c'è una stretta relazione tra quello che noi misuriamo e quello che
altre tecniche più costose, più canoniche, più consolidate sono in grado praticamente di fare. Ecco, questa è un po' la sintesi di tutta l'operazione. Certo, e al di là delle realtà triestine, lei accennava al fatto che questa idea è partita quando eravate a un convegno a Ustica, no? Eravamo, esattamente, perché è rimasto questo rapporto a distanza, sì. E sanno che state, grazie, diciamo così, allo spunto che avete trovato lì, avete portato avanti. Sì, assolutamente, anche perché devo dire la verità, quello è un congresso che abbiamo organizzato noi, perché a quel tempo avevamo un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, e io ho avuto la fortuna e l'onore di essere il coordinatore nazionale, e quindi questo collega di Foggia faceva parte dell'unità di Foggia, e in effetti l'articolo che abbiamo recentemente pubblicato su questi argomenti vede anche i colleghi foggiani insieme ad altri, naturalmente nel gruppo, nel novero di questi ricercatori. Adesso in sede locale lo stiamo presentando noi, ma in effetti è il lavoro di un team, certo, piuttosto cospicuo, che è a livello praticamente nazionale, anche se devo dire poi il cuore pulsante è direi Trieste in questo, certo, momento, però ecco, le collaborazioni sono queste. In questi casi il brevetto, poi vedrete come, se c'è un brevetto ovviamente. No, il brevetto come c'è in effetti, il brevetto c'è, e lo abbiamo fatto perché ma chissà cosa potrà succedere, e in realtà non sono esperto di questo, quindi non so cosa possa succedere. L'unica cosa che posso dire è che lo abbiamo esteso anche a tutta l'Europa, e non so, stiamo a vedere adesso quello che succederà, perché non ho la più pallida idea, francamente. Comunque c'è anche questo aspetto commerciale dietro l'aspetto scientifico. Certo, certo. Anche perché comunque so che molte aziende che si occupano appunto di apparecchiature biomedicali, certo, nel senso più ampio del termine, stanno sempre con le antenne tese, certo, con le orecchie ben puntate per andare nei vari atenei dove si fa ricerca, certo, dove appunto si possono mettere appunto nuove apparecchiature o nuovi anche protocolli, certo, di analisi e diagnostica, per poi eventualmente appunto farli entrare in un ciclo produttivo e, certamente, realizzarci un business, insomma, certo. Ma anche è giusto che sia così, perché insomma sono piene le cronache di così denunce, di richieste da parte del mondo scientifico di finanziamenti, di sostegni alla ricerca, e quindi se anche a un certo momento il lavoro di un team di ricercatori produce qualcosa che poi può creare business, se una parte almeno, certo, poi di quel risultato rientra sotto forma di finanziamento per portare avanti nuova ricerca, penso non ci sia nulla da scandalizzarsi, anzi mi pare sia una prassi assolutamente consolidata nel mondo anglosassone, anche nel mondo tedesco, di portare avanti questo tipo di attività. Questa è la prima sua esperienza in sinergia appunto con anche suo fratello, ma questo magari è marginale rispetto al lavoro in sé, di andare a pensare qualche strumento applicabile in sede appunto medico-clinica, o in passato c'era già, no, stata in realtà, diciamo, su questi temi, su tematiche simili stiamo lavorando ormai da anni. Questo però è il primo caso in cui siamo riusciti a, per così dire, trovare un'applicazione immediata, cioè adesso, perché il bello e il brutto della scienza è questo, che permette di vedere molto distante, però il brutto è che per il momento molte cose che stiamo appena pensando non sappiamo né quando né se andranno in porto. Questa invece è una cosa che funziona, e funzionerebbe, funziona già da adesso. Quindi in questo senso è la prima volta che ho una collaborazione con il Premio di Scienza Vita, con mio fratello, su qualcosa che si può traslare immediatamente nella pratica clinica di tutti i giorni. Le altre sono ricerche un po' più teoriche, che mi auguro che abbiano negli anni a venire un futuro, però adesso sono ancora un po' più teoriche. Ecco. Certo. Siamo in grado di spendere, magari di dare due dati sul bacino d'utenza di questo tipo di patologia, sì, in particolare? Ecco, allora, questa è infatti una bella domanda, nel senso che questo è tipico, questo difetto genetico è tipico delle popolazioni caucasiche, e in quel caso, se non ricordo male, si ha per ogni un nato affetto da fibrosi cistica per ogni 3.000 nati più o meno. Noi come popolazione, diciamo, europea, insomma dell'Ovest, comunque non siamo molto distanti, quindi in realtà il bacino d'utenza è destinato ad aumentare, anche perché, siccome per fortuna la vita media di questi pazienti sta aumentando, il loro numero aumenta, e quindi il modo di seguirli in maniera sempre più efficace coinvolgerà, sta già coinvolgendo, ma coinvolgerà sempre di più un numero più elevato di persone, in sostanza. Certo, certo. Anche fra l'altro, adesso mentre parlavamo mi è venuto in mente che
ho un'amica che ha un bambino affetto da fibrosi cistica e ho avuto modo di conoscere da vicino la difficoltà quotidiana che lei incontra insieme ovviamente al suo marito nell'accudire e nel portare avanti quotidianamente la vita di questo bambino, che bisogna prendere mille precauzioni e mille procedure per evitare che abbia le crisi, eccetera, eccetera. Quindi credo che questo tipo di... cioè, capisco, se vogliamo, forse tardivamente, anche il perché avete focalizzato su questo tipo di patologia la vostra attenzione, al di là che sappiamo che tutte le malattie polmonari possono avere anche un decorso letale, alle volte anche la broncopolmonite, specialmente dei più anziani, no? Può porre fine alla nostra esistenza sulla Terra, però nel caso di un bambino siamo ovviamente più sensibili, forse in maniera così siamo un po' più sensibili. Verissimo. Quindi diciamo che anche poi in prospettiva adottare il burlo anche di questo tipo di procedura arricchisce la già grande valenza che ha l'ospedale. Assolutamente, questa è una piccola ma efficace arma contro un grande problema. Allora, la soddisfazione di dire funziona, effettivamente è efficace, è secondo me una cosa bellissima. E l'idea che, non so quando, ma il prima possibile il burlo potesse dotarsi, il burlo come altro ospedale naturalmente, di una tecnica del genere, secondo me è una cosa bellissima. Proprio, ecco, è lo spirito e il vero obiettivo dovrebbe essere della scienza, riuscire a tradurre in termini pratici delle idee, delle elucubrazioni mentali in sostanza. Certo, questo sistema secondo lei potrà in una prospettiva sostituire i sistemi tradizionali o... Allora, sostituire no, nel senso che diciamo non dà tutte le informazioni che i sistemi tradizionali danno, però potrà ridurre considerevolmente l'uso dei sistemi tradizionali, per dire, con questo, siccome il suo costo è veramente irrisorio, adesso mio fratello ha fatto una stima di un euro per ogni analisi, ma l'ordine di grandezza è quello, pochissimo. Allora, di queste possiamo anche permetterci di farne, non so, uno al giorno, e non conta niente. Dopodiché, quando vogliamo avere, non so, lo dimettiamo il paziente, beh, adesso gli faccio però uno screening totale di tutti gli altri, ma ne faccio uno. Uno quando lo dimetto, perché le cose so che stanno bene, e lo seguo invece giorno per giorno con una tecnica da costi veramente, sia in termini di tempo che di soldi, veramente limitati. Ecco. Mi perdoni, ma vedo che il microfono magari sulla giacca un po'. Perdonatemi, telespettatori, ma so finisce che si perde il dialogo. Grazie. Del professore. Grazie. E diventa un peccato non. Grazie. Anche se c'è una bella voce squillante, quindi il microfono capta sicuramente la. Ma cosa volevo dire? Lei parlava di costo irrisorio per l'analisi in sé, ma prima si diceva che comunque il principio base è quello della risonanza magnetica. Ecco, giusto. Un'apparecchiatura di risonanza magnetica ospedaliera ha comunque un valore sul mercato non indifferente. Certo, ecco, invece l'apparecchio che noi utilizziamo come ordine di grandezza è sui... Io quello che ho adesso a disposizione, che è stato acquisito nel 2007, allora costava del tipo 115.000 euro. Quindi stiamo parlando, sì, di una certa cifra, ma non di milioni di euro che sono invece necessari per strumentazioni tipo TAC, NMR. Quindi in pratica, rispetto alla strumentazione attuale di quel tipo lì, siamo come un rapporto 1 a 10. E quindi vuol dire 10 di quegli strumenti probabilmente mi fanno uno, forse nemmeno, di un classico sistema per l'NMR. Oltretutto questo è un sistema molto semplice da usare e richiede poca manutenzione. Adesso magari sarò subito bersagliato, ma questo strumento che ho dal 2007, la mia manutenzione sono stati 100 euro, perché una volta si è rotto una cosa, tra l'altro per colpa mia non c'entrava neanche lo strumento, quindi in questo senso costa rispetto agli altri poco e la sua manutenzione e in più all'utilità, cioè alla facilità dell'uso, che mentre insomma una risonanza magnetica come si intende adesso ci vuole un grande esperto, qui invece no, quando si capisce... Questo volevo arrivare appunto, perché sappiamo che magari le analisi cliniche del sangue e dell'urina oggigiorno metti la provetta, programmi un computer, la macchina fa tutto da sola. Abbiamo visto addirittura il laboratorio estremamente automatizzato che è stato creato in seno all'azienda sanitaria universitaria di Trieste, ed è veramente una struttura avveniristica. L'ho visitato in occasione della presentazione alla stampa, abbiamo fatto anche un servizio per i nostri telegiornali, mi ha veramente impressionato quanto sembrava essere una catena di montaggio di una grande industria, ed invece tratta liquidi biologici, quindi con tutte anche le precauzioni e i rischi collegati adesso. Questa apparecchiatura invece, mi stava dicendo, non richiede un tecnico specializzato, no. Cioè anche... No, perché quando uno sa come funziona lo strumento, la misura è veramente
semplice da fare e rapida, e diciamo che l'intervento alla fine dell'operatore è limitato solo a verificare che alcuni parametri strumentali siano settati correttamente, tipo temperatura, che è una cosa molto importante, ma detto questo fa tutto lui in effetti, e la misura è ripetibile, riproducibile. Questo vale non solo per gli spettorati, in genere questo tipo di apparecchiatura funziona bene, per cui c'è un'estrema semplicità, cioè con, io non so, un training di qualche giorno uno poi può essere autonomo a fare le sue misure, ecco. Tutti i muco sono uguali o magari no? Bisogna, come le urine, no? Devi prendere la mattina a digiuno. Ecco. Esattamente. Allora, diciamo così che in realtà i valori assoluti che vengono vanno sempre presi con le pinze. Quello che conta è relazionare, cioè porre in relazione il valore di queste, di questi numeretti che noi tiriamo fuori su ogni singolo paziente. Cioè rimane il fatto che se il numero che tiriamo fuori è questo tempo di rilassamento, un numeretto in millisecondi, se questo si avvicina ai 3000 vuol dire che è una condizione di persona sana, se sta sotto e nei malati raggiunge anche il valore di 300 vuol dire che non stiamo bene. Il valore assoluto non conta tantissimo, però conta per lo stesso paziente che magari viene ospedalizzato, viene trattato, andare a vedere come questo si modifica. Allora il riferimento è il paziente stesso, quindi i numeri assoluti non esistono. Chi sta male ha questi valori più bassi, ma per capire come stanno andando le cose è sufficiente andare a vedere rispetto, che ne so, al momento dell'ospedalizzazione, nella quale si ritiene che il paziente stia male e avrà sicuramente un valore basso, che cosa succede di questo valore. Faccio per dire, ci sono dei pazienti che tutto sommato stanno bene quando hanno un valore di 1600. Sappiamo che la norma dovrebbe essere 3000 o anche un po' di più, ma per le sue condizioni 1600 vuol dire tutto sommato poter condurre una vita tranquilla. Quando va a 300 non riesce a respirare. Certo, quindi anche la macchina viene in qualche maniera tarata. Sì. Il riferimento è il paziente stesso, sì, i numeri assoluti non hanno grande significato, ma il paziente stesso sì, certo. Certo, quindi sì. Viene poi emessa una sorta, diciamo così, di storia anche clinica. Certo, di tipo di... infatti uno dei risultati più belli che noi abbiamo è proprio nel corso del tempo diagrammare questo numeretto, questo tempo di rilassamento, e si vede proprio che lui va su e giù in questa maniera in base allo stato clinico, diciamo, del paziente. Quindi c'è una corrispondenza molto stretta, perlomeno per quello che possiamo vedere, tra questo indice e lo stato clinico. Certo. Prima si parlava dell'aspettativa di vita, certo, dei pazienti colpiti da fibrosi cistica, no? Quindi è chiaro che però nel momento in cui uno inizia questo tipo di verifiche se la porta avanti inevitabilmente. Attualmente sì, purtroppo, perché la vera risoluzione è su base genetica, cioè correggere il difetto genetico che porta alla formazione di questo muco più viscoso e che poi a sua volta è origine di infezioni batteriche, eccetera, eccetera. Questo è solo un modo per allungare la vita, per far star meglio le persone, ma con le terapie di adesso. La vera svolta si avrà quando si riuscirà a correggere in qualche maniera il difetto genetico, al che appunto la malattia dovrebbe proprio scomparire, ma per ora la possiamo solo, diciamo, controllare, certo, non riusciamo a guarirla. Quindi in parallelo è importante che ci sia un, certo, grosso progresso clinico dal punto, certo, di vista farmaceutico, certo. Individuare ulteriori, certo, strumenti. E infatti molti sforzi vanno proprio in questa direzione, capire come riuscire a correggere questo difetto, e quindi... I dati che emergono possono essere anche utili quindi per la ricerca scientifica finalizzata appunto a individuare... Assolutamente sì, perché se diciamo in prove sperimentali si somministra a un paziente una certa terapia genica e si vede che il nostro indice sta migliorando, cioè si sta alzando, vuol dire che quella sta diventando efficace. Quindi in questo senso è un sistema per verificare l'efficacia di nuovi futuribili sistemi, terapie in sostanza, quindi certo, questo sì. Certo, quindi anche così possiamo in questo modo sperare, augurare ovviamente che il vostro lavoro possa procedere con successo e che arrivi poi a portare dei risultati, come si diceva prima, che possano sempre di questo più è l'auspicio. Affinare la tecnica, certo, e rendere i dati che ne emergono utilizzabili, sperando di sconfiggere questa, certo, questa brutta situazione, certo, di patologia che appunto, come si diceva prima, caratterizza soprattutto l'età infantile, sì, e quindi è ancora più triste e così doverla considerare, doverci lavorare. Certo. Non si può farne a meno. Bene, allora io ringrazio il professor Mario Grassi. Grazie mille a voi. Noi. Complimenti per questa, grazie, vostra attività. Trieste in diretta finisce qui, qualche minuto di pubblicità e poi l'appuntamento con tisane, unguenti e cachè. Grazie a tutti per averci seguito, un buon proseguimento di serata.